Ragazzi, prima che inizi il video, vi voglio ricordare di partecipare al contest che trovate sulla home del canale. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, partecipate, che è molto semplice e potete vincere un action figure dell'avanguardia. Detto questo, buona visione. E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete detto dal titolo, andremo a giocare con un'arma del Raid. Sto parlando della mitraglietta energetica, appunto, del Raid di Kalus, Giustizia del Popolo. Una mitraglietta che, come avete detto dal titolo, mi ha deluso. Perché? Perché premetto che per me le armi del Raid devono essere armi forti. Per quale motivo? Perché sempre per la mia concezione di Raid, che è l'attività più difficile secondo me che ci deve essere in tutto il gioco, le armi che droppi devono essere appunto forti, perché comunque è completata un'attività complicata e soprattutto di gruppo. Quindi, secondo me, questa mitraglietta avrebbe dovuto essere decisamente più forte di quello che in realtà è, ma poi lo vedremo direttamente in partita. Andiamo però subito a vedere i perk. Abbiamo un telaio adattivo, quindi un'impugnatura di ottima fattura, affidabile e resistente. Tre tipi di canna: canna scanalata, una canna ultraleggera che aumenta notevolmente la maneggevolezza e leggermente la stabilità. Calibro pieno, una canna ottimizzata per la distanza che aumenta notevolmente la gettata, riduce la stabilità e leggermente la maneggevolezza. E compensatore contenuto, quindi un ancoraggio stabile per canna che aumenta la stabilità, controlla moderatamente il rinculo e riduce leggermente la maneggevolezza. Ho preferito lasciare la prima perché aumentando la gettata la stabilità era troppo bassa e non riuscivo a giocarci. E questa qua, oltre che aumentare la stabilità praticamente pari a quest'altra, aumenta anche la maneggevolezza, quindi ci sta. Monitor a impulsi, in ricarica automaticamente parte del caricatore quando la tua salute è a livelli critici, molto comodo, e l'assassino ambizioso sovraccarica il caricatore in base al numero di uccisioni rapide effettuate prima della ricarica. Non si riescono a fare uccisioni rapide, quindi ho preferito mettere monitor a impulsi. Perk peculiare: bersaglio mobile, aumenta la velocità di movimento, acquisizione del bersaglio, mentre ti muovi guardando nel mirino. In realtà non chissà quanto utile, considerando che è una mitraglietta a bassa gittata, non è che ci muoviamo chissà quanto da quelle distanze. Ma adesso andiamo subito a vedere come si comporta l'arma in partita. Ok, andiamo subito con il nostro Giustizia del Popolo e voglio far subito vedere che un dubbio mi doveva venire che l'arma non fosse chissà quanto potente e mi doveva venire dal rumore che fa. Infatti il rumore che fa quest'arma quando spara è questo. Cioè che spara, coriandoli, non ho capito. Il rumore cioè è veramente orribile, considerando che è un'arma, cioè manco davvero se sparasse coriandoli farebbe sto rumore. No, questo sei troppo lontano, ti metto anche una doccia qua così ti avvicini. Ok, ce l'ho fatta a farlo questo qua. Vedete che la gettata è veramente bassissima, quindi bisogna cercare di mantenersi non dalle corte distanze ma di più, cioè veramente appiccicati. Ovviamente se volete utilizzare quest'arma dovete accompagnarla con una che sia particolarmente forte alle lunghe distanze, come per esempio il 7 che adesso potrebbe andare bene, non l'ho provato, ma teoricamente potrebbe andare bene perché l'accompagno ad un scopo deliberato che è comunque, minchia, questo mi ha shottato malissimo, che è comunque, dicevo, un ricognizione, quindi ci sta. No, ora, cioè, veramente non si riesce, bisogna stare veramente vicinissimi, perché comunque la stabilità non è che sia particolarmente alta. Voglio farvi un confronto un attimo col fardello dell'eroe. Guardate, il fardello dell'eroe così ha giusto un pochino meno stabilità, un casino in più di gittata, giusto un pelo di maneggevolezza in meno e velocità di ricarica in più. Vabbè, che alla fine non conta chissà quanto. Però io vi assicuro che quest'arma è veramente qualcosa di orribile. Cioè, Madonna, ce l'avevo dito e me ne ero manco accorto. Ha una dovrebbe essere teoricamente un archetipo di mitraglietta ad alta stabilità, ma in realtà mi è molto più facile controllare la stabilità, seppur più bassa, del fardello dell'eroe che di questa. Che tra l'altro, giusto per farvi un esempio, utilizzo anche da distanze decisamente maggiori. Questo sta addirittura per morire. Magia. Cioè, veramente è. Vabbè, poi becchiamo il tumore col pompa, però è veramente difficile da tenere. Cioè, avete visto che non si riesce. Anche perché il rinculo non è che sia verticale o insomma. Cioè, il rinculo va un po' dove gli pare, va destra, sinistra, quindi anche questo, pur essendo la stabilità abbastanza alta, dà veramente fastidio. Infatti vedete che ho fatto tipo 2 kill in tutta la partita, sto giocando veramente malissimo. Secondo me ragazzi è un'arma che veramente merita di più solamente per il nome che ha, solamente per
l'origine che ha, perché non è possibile, secondo me, che un'arma del raid, che arriva, secondo me è l'attività più difficile in tutto il gioco, magari forse potrebbe, cioè, qualcosa di più difficile in Destiny 2, ma come archetipo il raid secondo me dovrebbe essere l'attività più difficile che c'è nel gioco. Questo ha intenzione di morire? No, non ha intenzione di morire. Allora, mi spiegate perché la sua super è durata 38 anni e la mia mezzo secondo, avendola pure attivata anche dopo? Vabbè, io esplodo così tra atroci sofferenze. Ho fatto una doppietta non si sa come, solamente perché la cadenza è alta ho preso un proiettile per uno, forse. Perché davvero, cioè, non si riesce a tenere, forse di obbrobrioso. E lo dico con questa, con questo fastidio, con questa quasi rabbia, diciamo, proprio per quest'idea che ho io del raid. Cioè, trovo inaccettabile che un'arma del raid sia così scarsa. E penso sia scarsa anche in PvE, ragazzi, perché bene o male, cioè, se in PvE, se in PvP riesci a vincere un gunfight, significa che l'arma in PvE è forte. Se in PvP fa così schifo, significherà che in PvE non è che sia tutto sto splendore alla fine, eh. Abbiamo uno scarto di punti allucinante. Ho fatto una kill anche precisa. Fantastico, basta, sono un mostro. Quasi due ne stavo per fare e mi stavo emozionando. Il rinculo è veramente difficile da tenere. Cioè, il fratello Eloe ha un rinculo più alto, teoricamente, solamente che è verticale, quindi si tende decisamente meglio. Alla fine, ragazzi, il rinculo è una cosa molto particolare, secondo me, nelle armi, perché pur magari avendo una stabilità infinita un'arma, dipende anche da che tipo di rinculo ha, quanto è facile da tenere, ovviamente. Perché quest'arma ha effettivamente più stabilità del fratello dell'eroe, parecchia più stabilità del fratello dell'eroe, se non sbaglio. Però, appunto, il fratello dell'eroe ha una stabilità, ha un rinculo verticale, dicevo, mentre questa ha un rinculo casualissimo, cioè. Ok, abbiamo perso, ho fatto veramente una partita orribile. Cioè, penso che avrò fatto forse 0,5 di razzo, una cosa simile. Veramente, ragazzi, questa mitraglietta secondo me non si merita di essere così scarsa, perché è un'arma del raid e le armi del raid devono essere forti. Ho fatto 0,43 di ratio. Cioè, penso una delle mie partite peggiori. 6 kg, vabbè, lasciamo sta, guarda. Veramente, ragazzi, un'arma allucinante. Non capisco per quale motivo mettano certe armi nel gioco, perché poi non manco a dire, che ne so, è un'arma che, insomma, non è tanto forte, però hai incontrato una lobby piena di aree della vigilanza anti-OPD, quindi ci sta. No, cioè, ho incontrato anche armi particolari, comunque, non sempre le stesse. Quindi io veramente non capisco perché Bungie aggiunga queste armi in competizione con una lancia gravitazionale o con cose simili. Quindi, ragazzi, questa era Giustizia del Popolo. Io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete. Lasciate tantissima stringa anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche dal bellissimo, bellissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.